lasciateci nel mondo cattolico la possibilità di credere anche a questo. Molto tempo Novak ha dettato legge. È una roba piena di banalità. Ma devo dire che dobbiamo anche fare una maragiglia prospetti alla luce di Gesù che passa, però secondo me, perché io in tutta umiltà cerco di farlo. Cerco di farlo, ma poi sono. Allora, mentre questi due, uno è un amico, dottor Salvatori, ho tanto rispetto per lui, so molto che non fosse più lui il presidente di la dottoressa Zambon. Quando parlavano mi venivano in mente tre cose. Una è che dobbiamo ritornare ai tempi quando il capitalismo privato pubblico che fosse. Era quello in cui c'era un uomo che si chiamava Mattei, che quando è morto, ucciso dai fascisti francesi, perché voleva la liberazione dell'Algeria, aveva mandato i suoi partigiani a combattere con la. Quando morì, l'amministrazione dell'ENI dovette votare una pensione vitalizia per la signora Greta. E Mattei, dato che aveva con un fratello una piccola azienda chimica, non prendeva lo stipendio. Perché pensava di essere in conflitto di interessi, pensa a te. E dava il suo stipendio a un convento di suore di clausura a Materica. Sapete che Materica vuol dire siamo nati a Materica, no? Perché tutti prima. Ma dovette votare una pensione vitalizia per il signor Greta. Poi mi ricordo quello che da ragazzo vidi scritto io sul marmo nel 66, Adriano era morto da 6 anni. Dove entravano assieme dirigenti ed operai non eletti, che mangiavano. Può l'industria avere dei fini? La bellezza, il tetto delle persone, il senso di dare dignità alla vita, tutti i valori che adesso riscopriamo, il welfare aziendale, io vedo che si va confusamente lì, però sento anche dire che fanno l'asilo nido, gli faccio dei litigati con i miei amici di Teleco. Sai, adesso facciamo l'asilo nido, ma gli facciamo pagare 300 euro al mese. Allora non farlo. Poi lo fai gratis. Se no, non lo fai. E poi pensavo sempre a quello che diceva Simone Weil pochi mesi prima di morire, quando scriveva l'Abate Perrier, questa ebrea che voleva farsi cattolica perché come Olivetti aveva riconosciuto che il cattolicesimo era l'unica religione teologicamente superiore. E come si deve fare per vivere con gli altri? Io questo lo sento nell'impresa ogni giorno. Sento che gli uomini del personale dovrebbero averlo come il loro dettato morale. Dice, bisogna vivere con le tre virtù penultime. E siamo troppo peccatori per mirare le virtù cardinali. Le virtù penultime, l'umiltà, l'attenzione e il rispetto. Grazie.